Buonasera a tutti, siamo Jocelyn e Aurora. Siamo due volontarie della redazione del Book Blog e siamo qui con l'onorevole Laura Boldrini in seguito al suo intervento al laboratorio Potere alla Parola. In seguito al suo intervento abbiamo potuto vedere quello che è il gancio della politica e dell'educazione, del progetto educativo. A suo parere la figura femminile della politica, sia diciamo in Italia sia all'estero, può essere un riferimento per le giovani ragazze che in questo momento appunto si accingono all'età matura? Beh, allora io vedo che la cosa più bella che mi capita è quando ragazze che hanno 18-20 anni mi mandano dei messaggi oppure le incontro per strada e mi dicono: Presidente, posso parlarle? Perché io ho seguito quello che lei ha fatto quando lavorava all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, tutte le missioni nelle zone di guerra, anch'io voglio fare questa carriera, dice, e poi anche le sue battaglie per i diritti delle donne. Allora, quando questo avviene, io sono felice, perché vuol dire che questo impegno, no, viene compensato dal fatto che ci sono delle ragazze che si ispirano a quello che tu fai. Ti considerano un riferimento rispetto al loro futuro. Quindi noi abbiamo una grande responsabilità, quella di fare le cose in un modo da poter essere considerate come dire, figure a cui ecco, dare fiducia e voler essere un po' le figure di, non dico da seguire, ma insomma a cui ispirarsi. E allora ritengo che bisogna cercare di coinvolgere i giovani, perché questo è importante dal punto di vista proprio del messaggio. Alla Camera, ad esempio, io ho voluto istituire la sala delle donne, perché a Montecitorio ci sono busti di uomini, ritratti di uomini, ma non c'erano quelli delle donne. Eppure le donne hanno fatto la storia della Repubblica, no? Allora un giorno mi sono detta: basta, adesso devo fare una sala delle donne. E ho cominciato a pensarla. Allora pensavo, in una parete voglio mettere le donne della Costituente, quelle che hanno contribuito a scrivere la Costituzione. Poi dico, nel 1946, ma ci saranno state delle sindache elette? La prima elezione, no? Libera dopo il fascismo. Quindi ci sono state prima le amministrative e poi le altre elezioni. E allora ho scoperto che non c'era una ricerca, nessuno lo sapeva. Allora ci siamo messi noi a fare la ricerca negli archivi, l'archivio di Stato, il Viminale, alla Camera, e abbiamo visto che ben 11 donne erano diventate sindache nel 1946. Poi ho pensato, bisogna anche riconoscere, far sapere ai giovani chi è stata la prima donna presidente della Camera, Nilde Iotti, la prima donna che ha fatto la ministra, giusto? La prima presidente anche di regione, perché i ragazzi non lo sanno. E poi volevo anche mettere la fotografia della prima donna presidente del Consiglio e della prima donna presidente della Repubblica, ma non ce l'avevo queste foto. E allora ci ho messo degli specchi con sotto la carica. E infatti le ragazze adesso quando fanno... Sì, vanno a specchiarsi e si fanno tutte il selfie con sotto scritto presidente della Repubblica. Ora questo è un modo simpatico per fare empowerment, no? Per dire che non ci sono ostacoli. Perché in base alla Costituzione non ci sono ostacoli per le donne. E allora, per dire che se le ragazze vogliono avere appunto una carriera nelle istituzioni, nella politica, e credono l'importanza di dare le proprie energie, le idee al proprio paese, possono farlo e farlo fino ai vertici. Ok? Quindi in questo senso credo che quella sala lì, ecco, parli un linguaggio chiaro alle ragazze, no? Forza ragazze, al lavoro! Abbiamo visto che lei è stata duramente attaccata sul web. Che cosa si sente di dire a tutti quei ragazzi che sono vittime di bullismo in un ambiente sicuro e protetto come dovrebbe essere la scuola? Perché lei è una donna sicura, una donna comunque sicura di sé, e quindi questi ragazzi si sentono in un qualche senso anche più deboli rispetto a lei. Cosa si sente di dire a loro? Io mi sento di dire ai ragazzi e alle ragazze di non soccombere di fronte alla violenza, non si può convivere con la violenza.
Quindi se sono oggetto di bullismo devono rivolgersi alla scuola, ai genitori e devono denunciare, perché i violenti non possono renderci la vita un inferno, cioè il problema sono loro, non noi. E allora io quello che ho fatto, io l'ho fatto perché a un certo punto mi sono detta adesso basta, ognuno si assuma le sue responsabilità, e quindi ho cominciato a denunciare, e da quando ho fatto questo si sono dati a gambe, da che ogni giorno minacce di morte, di stupri e quant'altro, quando hanno cominciato a vedere le denunce che arrivavano a casa, allora adesso, e io questo l'ho reso noto, no? L'ho pubblicizzato, come ho pubblicizzato gli insulti col nome e cognomi, c'è gente che ha dovuto poi spiegarlo alla moglie, al datore di lavoro, perché ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Quindi io penso che questa è la lezione. Per me ha funzionato andare all'attacco. Tu mi vuoi uccidere dal punto di vista della mia dignità, no? Mi vuoi delegittimare, e io invece ti metto di fronte alle tue responsabilità e alla fine tu ne devi rispondere. Sì, quindi usando metodi legali, però non rispondere mai all'odio con l'odio. Tu mi odi perché, non lo so, io non ti conosco, ma c'hai i tuoi motivi, mi minacci in quel modo, io non rispondo su quel livello, però ti dico, tu non te lo puoi permettere, rispondi di fronte alla legge. Per concludere, volevamo ampliare un attimo la scena e concentrarci anche sui vari scandali americani che hanno coinvolto gli ultimi mesi. A suo parere, la spettacolarizzazione e la grande eco mediatica che ha avuto casi come per esempio quello che ha dato vita al Me Too, hanno in qualche modo aiutato la situazione della parità di genere? Beh, allora, negli Stati Uniti, dove sono stata di recente, proprio perché mi hanno invitato insieme ad Asia Argento, che è stata una di quelle che ha denunciato per prima Weinstein, siamo andate lì e siamo state intervistate da Ronan Farrow, che è stato il giornalista del New Yorker, che ha vinto il Pulitzer, il premio più importante del giornalismo, proprio per questa inchiesta. Siamo state intervistate al Lincoln Center davanti a 2500 persone. E abbiamo raccontato quello che è successo a lei, no? Con il Me Too, che qui da noi in Italia è stata a sua volta presa a male parole, insultata, e quello che è successo a me solo perché ho cercato di portare avanti i diritti delle donne, di fare in modo che, appunto, di combattere la violenza sulla rete, come dicevo, di perorare la causa dei diritti umani, dei migranti e dei rifugiati, no? Tutte cose che previste dalla nostra Costituzione. Ecco, e come la politica, anche alcuni leader si sono rivolti a me, la violenza, no? Ecco, lì nella platea non potevano credere che tutto questo era possibile. Ora, Me Too negli Stati Uniti è stata una rivoluzione, perché dal mondo dello spettacolo si è passato a quello dell'informazione, a quello dello sport, no? E tanti uomini che pensavano di essere sopra la legge, di potersi permettere qualsiasi cosa, finalmente sono stati invece riportati alle loro responsabilità, ci sono stati dei veri terremoti. Da noi no. Che vuol dire questo? Vuol dire che ancora da noi c'è molta resistenza a credere alle donne. Le donne non sono credute. Quindi c'è sempre un retropensiero, che la donna non dica la verità, che forse gli è convenuto, chissà perché l'ha fatto, adesso se lo ricorda? Obiezioni tremende, perché se uno subisce una violenza, cioè, non è detto che riesca mai a tirarla fuori questa cosa, e anche se ci arriva dopo un po' di tempo, io la devo rispettare, una persona che ci arriva dopo un po' di tempo, non esiste un tempo. Ecco, qui da noi invece sul banco degli imputati sono finite le poche persone, le poche donne che hanno denunciato. No, io lo trovo inaccettabile. E quindi voglio dire che il pregiudizio è così forte qui da noi, che le donne hanno paura di denunciare, hanno paura di perdere il lavoro, e allora vanno oltre, cioè lasciano fare, e questo è un punto di debolezza tremendo. Quindi quello che voglio dire è che dobbiamo lavorare di più sulla consapevolezza di che cos'è la molestia ed è sul fatto che bisogna uscire dal silenzio, perché il silenzio ci divide, il silenzio ci isola,
e il silenzio ci può anche uccidere. Ringraziamo l'onorevole Laura Boldrini per essere qui con noi e vi invitiamo a seguire il sito del Book Blog. Grazie a tutti.